approvato in Senato sono questi, con aggiunta di test antidroga per chi deve patentarsi per la prima volta o rinnovare quella professionale, i tassisti ad esempio. 60 giorni di tempo invece degli attuali 150 per notificare la contravvenzione, pena la sua nullità. Chi ha un reddito di 15.000 euro e incassa una multa dai 200 euro in su può rateizzarla. Mano pesante anche sulle minicar che ultimamente hanno fatto stendere parecchie lenzuola bianche sulle strade stangata per chi trucca il motore e per chi le guida, obbligo di cinture, seggiolino sulle due ruote per i minori dai 5 ai 12 anni, casco obbligatorio in bici fino ai 14, etilometro obbligatorio nei locali pubblici ma permane il limite di 130 in autostrada, possibile licenziare il dipendente se con patente sospesa perché ubriaco, nessun privilegio per le auto blu, chi trasporta i parlamentari e non solo dovrebbe essere trattato come un automobilista qualsiasi. Chiara Cerqueti, Sky TG24.